Alle nostre spalle abbiamo le prime imbarcazioni arrivate che prenderanno parte a questa decima edizione del trofeo Donna Franca Floria Coppa d'Argento che si svolgerà qui a Castellammare nei giorni di giovedì, venerdì e sabato prossimi, 3 giornate di regate, di manifestazioni e di eventi. Invitiamo tutti gli appassionati di mare a venire a vedere qui alla Lega Navale in esposizione queste meravigliose imbarcazioni che vedete alle mie spalle e ad assistere alle regate perfettamente dalla cala Petrolo, perché lo specchio d'acqua è interessato alle regate, sarà proprio prospiciente. All'interno di questo evento ci sarà da parte dell'amministrazione comunale la intitolazione, la bellissima scalinata che dal porto sale verso il castello, che verrà denominata Via Donna Franca Florio. E poi, nella serata di giovedì 26, ci sarà questa meravigliosa e suggestiva parata notturna sotto il castello, con queste barche che sfileranno con le vele issate, illuminate, con lo speaker che ne narrerà le caratteristiche tecniche, le marinerie di appartenenza e la storia di ognuna di queste. Sarà un evento emozionante e affascinante circa dalle 20:30 in poi. Le regate sono due previste, 2 giornate, venerdì e sabato, e poi nella serata di sabato le premiazioni degli equipaggi vincitori. La base logistica sarà presso la sede della Lega Navale, in questi nostri pontili che ospitano queste barche storiche. Ringraziamo come sempre l'amministrazione comunale, il sindaco sempre al fianco della Lega Navale sezione di Castellammare nell'organizzazione di questi eventi che portano tra l'altro un ritorno turistico in termini di presenze qui nel nostro territorio. Aspettiamo circa 150 persone. Al seguito ci sarà un gruppo che viene da Venezia che gareggerà pure in queste nostre acque, persone che vengono da Malta, dalle marinerie campane, dalle marinerie siciliane in genere. Un evento di tradizione culturale marinara. Si ringrazia anche la Capitaneria di Porto per l'apporto che ci dà sempre. Castellammare si conferma come uno dei punti e dei centri per tramandare questa antica tradizione. Ci sono tanti armatori che con grandi sacrifici hanno recuperato dall'oblio queste vecchie e antiche imbarcazioni da lavoro. Sono all'interno di questo circuito nazionale, il cui centro per noi è l'Associazione Vela di Trapani, cuore, diciamo, dell'organizzazione. Si ringrazia Tonino Sposito, l'anima di questo evento, e tutti i partecipanti che vorranno essere presenti qui a Castellammare.